Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su PixArk perché dopo il primo episodio che ho lanciato così come pilota, un po' per vedere quali erano le vostre reazioni, ho notato che effettivamente non è piaciuto molto. Per cui diciamo che farò per il momento qualche video così giusto sporadico, magari di qualche mia giocata durante il tempo libero e probabilmente le posterò la domenica, in modo tale che la domenica, che tendenzialmente dovrebbe essere un giorno di pausa, sia per me sia per il canale, in realtà abbiamo anche un piccolo contenuto così giusto per non far perdere, tra virgolette, l'attenzione. Allora, è passato parecchio tempo dall'ultima volta che ho registrato la vecchia puntata. Infatti sono salito tantissimo di livello, ho fatto praticamente di tutto e di più. Sono andato all'esplorazione a destra e a sinistra di tutto il continente esplorabile, cioè almeno in parte. Infatti, come potete vedere, ho completato, tra virgolette, la casa. Ho tamato diverse creature, tra quali un triceratopo, che mi è veramente utile per quanto riguarda la fornitura di bacche in giro per tutta l'isola. Avevo tamato un pteranodonte che però mi è stato attaccato da un raptor e mi è stato fatto fuori. Per cui oggi avevo intenzione di fare questa puntata dove voglio tamarmi o un pteranodonte o se lo trovo addirittura un nuovo Argentavis, visto che comunque li ho visti in questa zona praticamente desertica. Ho visto che spawnano gli Argentavis, per cui potrei tamare o l'Argentavis oppure tentare di riprendermi un nuovo Pteranodonte. Dato che comunque lo Pteranodonte è abbastanza semplice da tamare, tra l'altro qua ce n'è uno a livello 33, niente male, quindi magari vediamo un pochino la situazione degli altri. Livello 34, eppure si stanno facendo interessanti. Tu che livello sei, scusa? Non riesco a vedere. Addirittura livello 62. Porca miseria, ma io a te ti tamo instant. Oddio, no, ho sbagliato a colpirlo. Adesso scapperà. No, 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 non scappare. Livello 62 è ottimissimo. Allora, aspettiamo che si tranquillizzi. No, non andare in quella zona che c'è il Cerbero. Che non ti posso seguire. Ecco. Bravo, ritorna. Anche perché il Cerbero, praticamente, mi sono informato un pochino sulla wiki ed ho notato, cioè ho letto soprattutto, che esistono diversi tipi di creature, ovvero le creature normali, tra virgolette, le creature magiche. Le creature normali in questo gioco sono state rese più semplici da tamare, ovviamente, perché appunto le creature quelle, come dire, le creature quelle magiche saranno decisamente più difficili e quindi diciamo, il gioco, la difficoltà sta proprio in quello. Allora, la carne io ce l'ho. Le narcoberry ce le ho pure. Anche se in realtà non credo ce ne sia bisogno. Perché l'Pteranodonte è uno di quelli più facili da tamare. Anzi, dovrebbe tamarsi praticamente subito. Quindi, nonostante sia anche di livello alto, dovrebbe tamarsi praticamente subito. Male che vada, ho le narcoberry. E quindi vi stavo dicendo che praticamente esistono i dinosauri normali ed i dinosauri magici, cioè i mostri magici. I mostri magici non si tamano come ovviamente i mostri normali, questo mi sembra abbastanza palese come cosa. Però c'è tutta una trafila di cose da fare, soprattutto per quanto riguarda gli oggetti magici da ottenere. Quindi sarò io in primis ad avere, come dire, una sorta di meticolosità e di ricerca per quanto riguarda gli oggetti magici, anche perché non ho trovato nulla al momento sulla mappa. Come potete vedere, ho fatto praticamente un volo retto per andare verso il centro della mappa, però ho visto che là i mostri erano troppo forti e quindi ho deciso di ritornare indietro. Quello che volevo fare in realtà era quello di esplorare le parti, diciamo, le parti in generale della mappa, perché voglio trovare la foresta magica. Mi serve trovare una foresta magica e possibilmente dovrei anche in un futuro abbastanza breve costruire all'interno di questa foresta per. Ecco, infatti l'Pteranodonte è già stato tamato, quindi leviamogli il follow. La sella però adesso io non ce l'ho forse dell'Pteranodonte perché io praticamente l'ho persa.
Io praticamente l'ho persa la sella dell'Opteranodonte. E allora fai una cosa, seguimi. Vediamo se magari l'ho messa dentro qualche scatola, dentro qualche box all'interno della mia casa, perché a questo punto effettivamente non ricordo che dove ho messo. Ah, eccola, forse qui, eccola, la sella dell'Opteranodonte, perfetto. Allora ce l'ho ancora, sì, perché vi ripeto, mi è stato attaccato e poi successivamente ho almeno conservato la sella, quindi questo già è un qualcosa di buono. Allora, dato che adesso abbiamo l'Opteranodonte, tra l'altro è anche di livello abbastanza alto, vorrei tenermelo piuttosto stretto. Vediamo se nel frattempo sono spawnati qui degli Argentavis, anche perché dalla mappa vorrei vedere effettivamente. No, devo andare verso questa zona. Dato che sono praticamente io ecco, vedete, all'estremità della mappa, praticamente come casa mia. Voglio vedere se in queste prossimità, soprattutto nelle zone dove tendenzialmente il personaggio può spawnare, che sono diversi punti, se non sbaglio sono 5 o 6, dove il personaggio appunto può spawnare, voglio vedere se riesco a trovare la foresta magica. Anche perché trovando la foresta magica e magari mettendo un marker o mettendo comunque diciamo un segnaposto, posso tranquillamente ritornarci come quando voglio. E la cosa mi interessa perché voglio iniziare a imparare anche tutto ciò che riguarda appunto il mondo magico del gioco. Perché nel mondo, diciamo, classico, quindi animali classici, conosco abbastanza, avendo una grande esperienza su Ark, riesco, ecco. L'unico difetto di questo gioco è che spawnano praticamente i dinosauri o i mostri così. Perché non li riescono a caricare subito. E quindi mi spawnano in questa maniera. Tra l'altro qua c'è, ecco, vedete un drago. Praticamente questa è una zona molto pericolosa. Quindi devo stare anche abbastanza attento a dove mi fermo. Perché posso trovare ovviamente tutte queste creature che vanno tamate in maniera diversa. Io ovviamente non so come tamarle perché non ho, diciamo, ho letto la wiki, ma ho letto semplicemente la tipologia dei mostri, la tipologia di tutto quello che c'è all'interno del gioco, che so che quindi ci sono le robe magiche, ci sono le robe normali, però per il resto sono completamente ignorante e non so ovviamente nulla. Allora, sto viaggiando da questo lato, no, dobbiamo andare verso l'esterno, voglio andare verso l'esterno appunto. Poi ci sono quei portali, questi portali qua che vedo, che ogni volta io non capisco che cosa servono. Ci entro e praticamente non cambia niente. Non vorrei che siano magari dei teleport per la versione multiplayer, no? Dove magari puoi trasportarti e nel single player magari non te lo fanno fare. Non ne ho idea, non ne ho assolutamente idea. Però non funzionano. Ogni volta che entro mi fa un piccolo caricamento e poi mi riporta dove sono adesso. Ecco, sto andando verso una nuova zona. Ecco che già inizio a vedere del verde e la cosa mi piace. Perché solitamente dove c'è del verde. Oh, qua ci sono degli Argentavis, tra l'altro. Vediamo il livello. Livello 24. Là c'è una iena, là ci sono i Terrorbird. Vabbè, classici dinosauri da deserto che non mi interessano proprio. E invece voglio vedere qua adesso dove andiamo, perché questo dovrebbe essere un altro biomio dove il nostro personaggio può spawnare una volta crepato. Quindi vediamo se effettivamente. Ecco, questa però mi sembra una zona anche abbastanza tranquilla. Sembra la zona quasi iniziale di dove sono io praticamente in questo momento. Anche perché qui è presente l'arco blu. Ma non credo che nell'arco blu ci sia qualcosa che effettivamente mi possa tornare utile. Anche perché se funzionano come quelli di Ark, servono solo ed esclusivamente per l'evocazione del boss finale comunque. Della Brood Mother o comunque di un boss in generale. Da parte vedo un bronto forse. Forse il primo bronto che riesco a vedere. Oh, anche i parasauri ci sono. Sauropod. Però dice che è aggressivo. Livello 13 è aggressivo. No, eppure non mi sembra aggressivo. Forse quando lo attacchi. I pteranodonti, i parasauri che sono utilissimi.
Qua forse vedete l'arco funziona come c'è una piattaforma lì, quindi non sono come su Ark, su delle isolette, ma hanno praticamente delle piattaforme esatto dove tu devi arrivare così volando. E vediamo che cosa mi dice. Terminale del tributo, esatto, però non mi apre nessun menu qua. Quindi vuol dire che forse per ora non posso fare niente. Vabbè, era ovvio che per ora non posso fare niente, però ero curioso di vedere come funziona effettivamente il tutto. Oh, qua addirittura mi sa che ci è, che siamo arrivati in prossimità dell'ossidiana. Ah no, questo è il coal. Ah, quindi il carbone. Quindi sono delle miniere di carbone. E questo invece è tutto rame. Quindi carbone e rame. Tanta roba. Tanta roba. Un bel giacimento di carbone. Qui ci sono i parasauri. Quindi questa è un'altra zona, penso, molto mite del gioco. Cioè della mappa più che altro. E non è esattamente quello che sto cercando. Perché, ripeto, io sto cercando la foresta magica. O comunque sto cercando dove posso iniziare a ottenere elementi magici. Per craftarmi appunto i primi oggetti magici e iniziare l'esplorazione del nuovo mondo. Cioè del mondo magico, che per me appunto è il nuovo mondo. Qui c'è un altro rifornimento di carbone con bronzo. Qui c'è la stessa cosa. Adesso dovrei andare effettivamente verso lì, verso l'arco rosso forse. Magari i vari archi, cioè diciamo i vari, sì, i vari archi, perché effettivamente poi si chiamano archi, mi portano in diversi biomi e quindi diverse possibilità di sviluppo. Qui c'è la zona nevosa forse, addirittura. Zona nevosa che è, almeno su Ark, era una tra le più pericolose. Ecco, infatti già qua hai freddo, quindi dovrei fare. Guarda che bello, ci sono gli stambecchi, i pinguini. Quindi anche qua ci sono le stesse cose. Vediamo se qua, però forse con questo freddo ancora no. Infatti ancora non è il freddo quello. Quello che ti fa assiderare praticamente è il freddo normale, il fresco. Ecco, non è proprio il freddo, è il fresco questo. Poi appena arriviamo nelle zone proprio fredde fredde, là dobbiamo stare attenti perché la vita comincerà a scendere. Cerchiamo di viaggiare anche piano perché voglio vedere se mi carica nel frattempo anche le creature che ci sono all'interno di questa mappa. Perché voglio vedere se mi carica, visto che non le carica subito. Ecco, vedete là ci sono forse gli elementali di ghiaccio addirittura. Vediamo quello cos'è. Elemental Spirit, esatto. Mentre invece là cos'è? Ho visto una sorta di pianta strana. Ecco, c'è una pianta strana là che non ho capito che cosa sia. Sì, è una pianta abbastanza strana. Ancient Lotus. Quindi loto anziano, livello 15. Nel frattempo lo pteranodonte prende il level up. Qui comunque siamo decisamente in una zona nuova. Ora no, vorrei vedere questa specie di non so neanche che cosa siano in realtà. Perché sembrano tipo. Cioè sembrano comunque delle piante. Oh, Magic Berry. Magic Berry, che cosa fanno queste Magic Berry? Oddio! Che cos'è? Cos'è che attacca? Che cazzo? No! Il Reaper, che cosa sei? Mi ha ucciso lo Pteranodonte! E oddio! Cacchio, 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 cacchio! No, mi stanno eliminando! Ok, il lupo l'ho fatto fuori. Però sono ferito! No! No, dai, ma che palle! Respawniamo sul letto perché finalmente mi sono craftato il letto.
Ora il problema è che devo andarmi a recuperare tutte cose. Oh, santi numi. Ma che poi mi hanno attaccato così. Cioè, stavo guardando che cos'erano queste Magic Berry e mi sono ritrovato praticamente col culo a terra. Niente, adesso mi devo craftare altre frecce, devo prendere un altro pteranodonte e ritornare lì. Quindi penso che molto probabilmente vi faccio un piccolo taglio perché diventa un casino così. E niente, ci vediamo tra poco. Eccoci, finalmente ho preso un Argentavis, sono riuscito a trovare un Argentavis, dove vi avevo detto io nella zona desertica, quindi là ne spawnano diversi. E sono riuscito a riprendere fortunatamente i miei equipaggiamenti. Stavo guardando la dicitura delle berry, cioè di queste magical berry, e praticamente non servono altro che per tamare i dinosauri magici. Quindi abbiamo trovato ciò che serve per tamare le creature magiche. Certo, bisognerà vedere poi effettivamente come magari metterle a dormire o tenerle calme, tra virgolette. E quindi questa di per sé è già una prima foresta magica, quindi vuol dire che gli oggetti che mi servono appunto per ecco, vedete? Per vedere gli oggetti che mi servono per craftare tutto ciò che mi serve di magico per il mio personaggio, tendenzialmente dovrei trovarlo qui, credo. Ora, non vorrei dire delle fesserie, però effettivamente dovrebbe essere così. Ora, dentro queste caverne io un po' mi spavento ad entrare, anche se vorrei vedere effettivamente che cosa sono questi oggetti. Ice Cube. Ah, quindi servono. Ah, ecco, quindi mi danno il ghiaccio. Ah, il ghiaccio certo che mi serve per mantenere gli oggetti freschi. Quindi ok, questo è il ghiaccio. No, ma a me sinceramente il ghiaccio per ora non me ne frega una ceppa. Mi interesserebbe più che altro sapere dove trovare. Ecco, andiamo da questo lato. Mi piacerebbe sapere dove trovare comunque gli oggetti per il crafting magico. Qui ci sono i lupi, tra l'altro. Qua invece dove siamo? Anche perché adesso è anche notte, quindi magari il tutto è un po' più pericoloso, a dire la verità. Però voglio vedere effettivamente. Cioè, voglio sapere dove ottenere. Ah, ci sono i dilofosauri. Cioè, voglio sapere dove ottenere gli oggetti magici. Perché se lì ho preso le bacche, che comunque ci stanno, perché le bacche sono, diciamo, il primo elemento per tamare, tra virgolette, le creature magiche. Dall'altro lato vorrei sapere effettivamente dove trovare gli oggetti, proprio i materiali per craftare tutte le robe magiche. Perché se io vado a vedere, ecco, se io vado a vedere qua, vedete Magic Wood, Mage Wave Bark, Primary Magic Core, quindi sono tutte. Sono, diciamo, sono, diciamo, degli oggetti che comunque mi servono da una determinata zona. E quindi dovrei vedere effettivamente dove si trova questa zona. A parte che là c'è un lupo e non capisco il perché non mi attacchi. Vediamo se lo riesco a grabbare. Ah, è un coyote. E io me lo pappo così. Bravo, vedi, così l'Argentavis si becca un po' di mangime. Vabbè, lì ancora ci sta troppo tempo a scendere, per cui andiamo avanti. Non voglio perdere tutto questo tempo. Ecco, vedete, piano piano sto iniziando ad esplorare i confini di tutta la mappa, anche perché sono curioso, per l'appunto, come vi stavo dicendo, di sapere dove trovare questi oggetti, perché vorrei iniziare veramente a craftare le robe magiche. Anche perché sono sicuro che le robe magiche saranno più potenti di quelle classiche. Quindi diciamo che mi va tutto a mio vantaggio, a prescindere. Cioè, senza.
Senza perdermi in ulteriori chiacchiere. Allora, vediamo dove siamo qui. Bene, stiamo andando bene, cioè proprio nella zona dove mi interessa andare. Allora, proseguiamo un altro pochino verso questa zona. Proseguiamo un pochino insieme. Ma dopo, male che vada, faccio un altro taglio piccolino, giusto per magari informarmi. Vado a leggermi un attimo la wiki. Vediamo un po' dove posso ottenere questi oggetti. E poi dopo riprenderò. Magari facendovi vedere che cosa ho scoperto e facendovi vedere anche se ho la possibilità di poter ottenere tutto quello che mi serve subito, oppure devo fare magari le classiche magagne di craftare prima una cosa, per poi averne un'altra, per poi averne un'altra ancora, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, qui c'è il Dilophosaurus che mi è spawnato praticamente accanto, ma io me ne vado subito. Non ti do assolutamente conto, non ti do assolutamente corda. Ecco, e quindi va bene, dai, faccio questo piccolo taglio, mi vado a informare un attimo sulla wiki e ci rivediamo tra poco. Allora, signori, ci siamo perché forse ho trovato una prima foresta magica. Vedete nella mappa? Praticamente nella mappa questa dovrebbe essere, esatto, una Dark Forest. La Dark Forest in realtà non è altro che una foresta magica però oscura. Infatti, come potete vedere, ci sono praticamente dei mostri un po' particolari, anzi, aspettate prima che mi becchino, che sono questa sorta di Reaper, se potete vedere, no? Che girano con questo. Ecco, poi ci sono qua anche degli zombie che non mancano ad arrivare. Però, come avete potuto vedere, questa è per l'appunto una foresta magica. Quindi tendenzialmente qui dovrei trovare tutti gli oggetti di cui ho bisogno, anche se in realtà il biome stesso è parecchio, parecchio ostile. Allora, vediamo se qua riesco un attimo a fare magari una piccola sosta, così, al volo. Vediamo, controlliamo un attimo la zona. Eccola, mi sa che quello mi ha visto. No, non mi ha visto. Sta ancora girovagando. Devo stare attento perché qua non sono lontanissimo da casa, a dire la verità. Però non vorrei perdere troppo tempo. Perché questi qua dovrebbero essere. Allora, aspetta, facciamo una bella cosa. Allora, tu mettiti qua. Pronto alla fuga. Io invece adesso salgo un attimo così. Ecco, cerco un attimo di. Allora, facciamo una bella cosa. Allora, prendiamoci. Ecco. Facciamoci noi la scala praticamente. Con i blocchi. Facciamo Minecraft inside. Sì, devo salire ancora. Ecco. Qui dovremmo essere a posto. Ora, se io faccio un attimo così. Bene. No, questo mi dà berry lo stesso. Allora, gli alberi magici dovrebbero essere questi. Quindi, se io vado qua con una bella picozza, dovrei fare Cursed Grass Block. Suolo maledetto. Ma se io sparo allo zombie. Ma quanta vita ha? Ok, sono riuscito. Aia, sono riuscito a colpirlo. Però il problema è che quando lo zombie crepa, ti lascia praticamente. Benissimo. Allora, fatemi vedere un attimo cosa si ottiene da qua. Ecco, Dark Wood e Dark Tree Seeds. Quindi vedete, queste sono praticamente tutte Magic Berry.
Ok, Magic Fiber e Magic Berry. Oddio, attenzione, l'ha visto, mi sa. No, non mi ha visto, però devo stare attento. Perché quelli sono abbastanza... Ecco, si sta prendendo praticamente la carne dello zombie. Va bene. Devo stare un po' attento perché... Diciamo che non sono fortissimi questi specie di demoni, no? Chiamiamoli un po' demoni. Non sono fortissimi, però possono dare qualche problema. Comunque sì, il Darkwood, questa proprio è praticamente una foresta oscura. È proprio praticamente la foresta oscura, quindi adesso so come è fatta una foresta oscura. Infatti ci sono anche diversi tipi di mostri oscuri, praticamente. Eccola qua, qua praticamente prosegue ancora. Vorrei trovare però adesso effettivamente una foresta magica normale e non una foresta oscura. Quindi quella che ho visto prima probabilmente era la foresta oscura. Ecco perché mi hanno attaccato e mi hanno praticamente disintegrato, proprio perché mi trovavo nella foresta oscura. Questa invece dovrebbe essere una zona di mappa normale, diciamo quella standard. Esatto, è una mappa abbastanza standard. Esatto, vedete? Dark Forest. Vedete, l'ho trovata. E là dove ero prima, infatti, era una Dark Forest anche quella. Questa è sempre, fa parte della Dark Forest. Quindi andiamo avanti. Però era giusto per farvi vedere che abbiamo trovato già una prima Darkwood Forest. Quindi, oh, che cos'è questo? Un palazzo. Ice bear. Ah, sono le rovine queste. Questo sarà un contenuto da dover esplorare più in là. Il quetz. No, Frozen Lands, Quetzal, livello 20. Questo sarà figo da esplorare. La foresta magica, l'abbiamo trovata. Eccola. Vediamo dove si trova. Abbastanza lontano effettivamente da casa nostra. Però l'abbiamo trovata finalmente. Oddio, vedo qualcosa sopra di me, no. L'abbiamo trovata, ragazzi. Eccola, vedete? Che tra l'altro la foresta magica, vedete, dà come pericolosità, tra virgolette, soltanto un livello 2. Quindi diciamo che non è neanche così tanta pericolosa. Allora, cominciamo subito dal prenderci, eccolo, il Magic Wood che ci serve. Eccolo qua. Io addirittura qua ci piazzerei proprio un bel letto. Come si deve. Ecco, prendiamoci bello qua tutto quello che ci serve. E vediamo se finalmente possiamo craftare. Cosa mi serve? Il Primary Magic Core. Ma che cos'è il Primary Magic Core? Used for making magic items. Sì, la fibra magica. Primary Magic Core. Magic Dirt. Forse si ottiene tramite l'uccisione di creature magiche. Vedi, per esempio, com'è che là c'è quello che è un centauro. Allora, io ora voglio fare una bella tecnica da lamer. Ovvero, se mi metto qua sopra. Ecco. Tu tecnicamente non puoi colpirmi.
Ecco, già sta scappando. Beh, a questo punto dovrei seguirlo. Vabbè, sarà finito qua sotto. Niente, non posso riuscire assolutamente a ritrovarlo più quel ragnetto. Allora, costruiamoci qua un'altra pila. Ecco qua. E facciamo la stessa cosa col centauro. Anche se lui però forse con l'asta magica può colpirmi da lontano. Ecco, invece facciamo così. No, non l'ho killato e se n'è pure andato. È una brutta faccenda questa. È davvero una brutta faccenda. Perché il danno glielo faccio e lo riesco comunque a colpire. Però il problema è che poi lui scappando... Ora, per esempio, non so dove sia finito. Eccolo, è quello. Oh! È caduto qualcosa. No, non c'è niente di... Eccolo, vedete? Primeri Magic Core. Ah, allora sì, la mia intuizione era giusta. Ossa. Che non... Ecco, là intanto c'è il ragno di prima, quindi mi sa che adesso... Ce lo facciamo fuori. Olè, quindi il Primeri Magic Core è esattamente quello che... Che stavo dicendo. Esatto. Vedete, Primary Magic Core. Quindi eliminando le creature magiche, giustamente, si possono ottenere questi oggetti. Oh, quindi adesso finalmente posso crearmi. Ah già, perché sono dentro l'inventario dell'Argentavis. Ecco. Adesso posso crearmi finalmente... Oh, esatto. A basic magic wand used to collect magic ore. Quindi adesso finalmente possiamo collezionare anche tutto quello che riguarda il magic ore. Quindi finalmente lo prendiamo, lo mettiamo magari qui al posto della spear, che non mi interessa proprio. E adesso che abbiamo trovato finalmente la foresta magica, che sappiamo dove si trova la foresta magica, vorrei vedere se ho da craftare altro di magic. Ecco, magic arrow, tranquillized target. Very effective, only effective against magic creatures. Quindi le creature normali e boss non possono essere storditi. Ecco, qua vedete le Magic Fiber. Ecco, mi servono le Magic Fiber. Ora, vediamo se io da qua prendendo... Ecco, mettendolo qua magari... Posso ottenere... Le fibre con questo attrezzo. Vediamo. Perché dovrebbe essere... Esatto. Magic Berry Seeds. Comunque, ecco, Magic Fiber... Magic Fiber, esatto. E posso craftarmi anche il tavolo magico. Bene, così me lo crafto già adesso. Can craft all kind of magic items. Perfetto. Guardate là cosa c'è, un demone. Cos'è quello? Un gargoyle livello 10.
Ecco, tutte queste creature magiche che ci sono qua devono essere catturate o comunque tranquillizzate con le frecce magiche. Quindi è necessario trovare anche tutte le risorse che mi interessano, cioè sapere dove trovare tutte le risorse. Allora, qua c'è un'altra, mi sa, tipo fortezza, che sarà probabilmente un altro dungeon. Esatto. Vedete? Questo è un altro dungeon. E voglio vedere un secondo con che cosa si craftano queste frecce. Perché vedete, Magic. Ah, Wind Magic Stone. Quindi vi servono le pietre magiche del vento. Che probabilmente si potranno craftare qui nel Magic Workbench. Allora, per il momento direi che questa zona, questa foresta possiamo anche lasciarla perdere per il momento, cioè magari ci tornerò poi più in là. Per il momento non ho necessariamente bisogno di. Qua aumentiamo la stamina in modo tale da poter volare fino a dopodomani. Stavo dicendo, appunto, non ho bisogno per il momento di indugiare qua. Cioè, adesso so dove si trova, quindi posso fare viaggi tranquilli. Posso andare direttamente dove mi interessa, perché ho bene o male sbloccato, tra virgolette, tutti i biomi necessari per il momento. Solo che devo ricordarmi che praticamente le frecce magiche non possono essere utilizzate sulle creature normali, e ovviamente le frecce narcotizzanti normali non possono essere utilizzate diciamo, sui mostri magici. Quindi devo utilizzare praticamente ognuno il suo, come si suol dire. Che ovviamente è una cosa che ci sta, è giustissima questa cosa, però pensavo che forse il tipo magico potesse avere la doppia efficacia, in modo tale da potermi fare, diciamo, un unico equipaggiamento magari magico per il futuro, intendo, perché così, appunto, avendo un unico equipaggiamento magico potevo contrastare le varie creature. Invece così adesso sono costretto praticamente a viaggiare sempre con un doppio equipaggiamento. Un equipaggiamento normale per i mostri normali e un equipaggiamento magico per i mostri magici. Quindi un po' così. Devo andare a vedere adesso anche come ottenere finalmente il Magic Ore, nel senso che adesso scavando tra le varie profondità delle mie possibilità, grazie al drill che possiedo, adesso finalmente posso trovare anche i Magic Ore e quindi assorbire il potere dei Magic Ore. Infatti non vedo l'ora di poterlo fare. L'unica cosa, diciamo, un po' problematica sarà il legno magico, perché se devo craftarmi cose o comunque devo costruirmi cose con il legno magico, purtroppo un pochino perdo di efficacia perché devo tornare lì, fare scorta di legno e poi craftare. Ho trovato comunque dei semi di albero magico, quindi non so effettivamente se li posso far crescere nella mia zona, perché se posso iniziare a farli crescere anche nella mia zona, potrei iniziare a. Sì, se vi faccio vedere, se non sbaglio, qua, ecco, lo vedete, Magic. No, questi Magic Berry Seeds. Ecco, Magic Wave Tree Seeds. Can be planted in Magic Grass Cubes and Magic Soil Cubes. Be sure to give it enough water or it will quickly go rotten. Can be harvested to Magic Wood after maturing. Quindi posso praticamente piantare. Posso piantare gli alberi. Però sul del suolo magico. Io suolo magico credo di non averne preso, però. Perché questo è ice. Ah no, Magic Dirt. Ne ho presi però pochissimi. Allora, questo lo possiamo buttare. Questo lo possiamo buttare. Questo è cursed addirittura e lo possiamo buttare. Quindi sì, vedete, un po' di suolo magico effettivamente l'ho preso. Però gli devo dare ovviamente anche la giusta acqua, quindi vuol dire che devo creare una sorta di centro di irrigazione. Che comunque si può fare, perché io i materiali per fare le cose d'acqua ce le ho. Ora, appena arrivo nella zona di casa mia, mi invento qualcosa e poi ve la faccio vedere. Quindi magari faccio un taglio adesso, mi metto a sistemare un pochino tutta la roba che devo sistemare e poi magari ci rivediamo con calma. Eccoci qua, guardate un po' che cosa mi sono inventato. Ho fatto una sorta di metodo di irrigazione molto molto primitivo e guardate un po'
che cosa sono riuscito ad ottenere? Guardate, un cubetto di, diciamo, di terra magica con un seme di albero magico e sta letteralmente crescendo. Quindi nel momento in cui sarà formato, sarà cresciuto definitivamente, potrò anche io avere gli alberi. Quindi diciamo tanta roba questa cosa, quindi posso piazzare praticamente alberi un po' ovunque e la cosa non mi dispiace affatto. Sistemiamo la Magic Workbench, però la vorrei magari non così, però come posso, cioè non mi piace che sia messa, ecco. Oh, perfetto, la mettiamo accanto alla workbench normale e vediamo un po' che cosa si può fare qui adesso. Inscription Book. Crucible can be used to make magic potions. Ah, ok. Poi Alchemy Stone to produce magic stone powder. Addirittura Apprentice. Zombie Heart. Addirittura can be equipped with different types of primary crystal in order to use magic. Ah, ecco, quindi si può usare Elemental Magic Shield, Ice Sphere, Dark Wood. Mamma mia, Ice Bear Shield, Engram Maul Pick, a special pick made from claws dropped by magic mauls. Ice Arrow, vabbè, questo ovviamente è abbastanza easy. Shining Wand. A shining wand that can be used to collect resources and attack enemy. Shining wand, con il Pegasus Horn addirittura. Bella robetta magica si può creare qui effettivamente. Va bene, non mi interessa più di tanto. Là nel frattempo l'albero sta crescendo, così posso ottenere un po' di roba magica per me. Ora volevo provare insieme a voi effettivamente diciamo il collettore, se così si può dire, di risorse magiche. Quindi facciamo un po' di piazza pulita dei materiali che non mi servono in questo momento. Tipo, no, la carne marcia la possiamo utilizzare più in là magari. Ecco sì, la fibra questa non mi interessa, neanche la touch. Poi vabbè, il legno lo posso rifare quando voglio, la roccia non mi interessa e basta. Questo qua invece mi servirebbe per vedere qua i materiali che posso trovare. Come combustibile il carbone può andare? Start detecting ore. No, mi sa che come carburante. Ah, no, eppure. Non credo che forse si possa utilizzare come. No, 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 non si può utilizzare assolutamente. Mi servirà qua sicuramente il petrolio. Sì, mi servirà assolutamente, penso, il petrolio per poter trovare qualcosa di utile. Comunque, dato che il carbone posso invece utilizzarlo per questo, ecco, là c'è un Terror Bird che adesso mi romperà le scatole, quindi. Ecco, mettiamolo in fuga. Vediamo se lo riesco a beccare. Ecco, perché poi ritorno indietro, vedete? Fanno le finte. Beh, lo faccio scoppiare e sono a posto. Ok, quindi procediamo. Perché in fondo, praticamente dopo un po', troverò gli elementi magici. Ecco, come in questo caso, vedete, ho trovato già il primo materiale magico, per cui vediamo un po' cosa mi dà. Ecco, Water Magic Stone. Quindi queste qua sono le pietre d'acqua. Ok, quindi pietre d'acqua. Perfetto, andiamo avanti. Ci sono delle altre pietre
c'è intanto il sulfur che mi interessa. Ecco, prendiamo queste altre. Queste pietre magiche dell'acqua. Quindi funziona esattamente come una picca o come qualsiasi altra cosa. E vedete, e prendiamo praticamente le risorse. Però lo zolfo, vedi, ci sta un po' di più a frantumarsi. Non pensavo, a dire la verità. Cioè, la roccia comunque cade abbastanza facilmente. Questo cos'è? Iron. Ah, addirittura. Madonna, guardate quanto abbiamo scavato già. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una piccola apertura di qua. Perché così qua posso buttare tutti gli oggetti che non mi servono. Perché sennò divento encumbered. E sinceramente non vorrei diventare encumbered. Quindi, ecco, buttiamo tutte le pietre che abbiamo fatto in più. Tanto possiamo tranquillamente rifarle dopo. Un'iscrizione al canale. Mi scordo sempre di togliere le notifiche quando registro. Comunque buono, meglio. Magari si sarà vista la notifica per voi. No, aspettate, perché qua se no non riesco a vedere più da dove sono arrivato. Ecco, io sono arrivato da qua, quindi dobbiamo stare attenti. Ecco, vedete, devo avere sempre. Cioè, devo capire da dove sono arrivato, ragazzi, perché sennò è finito. Io ero arrivato in un punto dove praticamente poi ho trovato solo risorse magiche. Ecco, vedete? Qui ci sono delle altre risorse magiche, ad esempio. E queste qua saranno forse, penso, quelle della terra? Earth, infatti. Ed è comunque sempre qualcosa. Poi sarà, ovviamente, il difficile sarà trovare tutte le altre sfere, quelle del vento. Cioè, sarà un bel casino trovare poi effettivamente tutti i materiali. Ecco, vedete qua. Altre pietre magiche. Qua addirittura, che cosa c'è? Cos'è questo materiale? Questo è un materiale. Eh sì, vedete, questo si prende anche con la Magic Wand. Forse saranno quelle del fuoco queste. No, eppure. Bedrock Cube, suggested tool none. This is from the bottom of the world. There is nothing that can break it. Ah, ok, ho praticamente raggiunto il fondo, come si suol dire. Eccole, là ci sono degli altri cristalli. Guardate che bello. Questi sono quelli del vento, vero? Sì, grande. Oh, dai, così faccio una piccola scorta di materiale in generale da prendere, sia pietre del vento che. E così posso poi risalirmene tranquillamente in superficie. Oh, perfetto, vedete, là ci sono. Questo sarà tutto. Ci arrivo fino là sopra? Vediamo, questo cos'è? Silver, oh, addirittura argento. Ok, qui siamo praticamente sul fondo del mondo, quindi non c'è nulla che possiamo fare. Questo è, niente, materiale normale. Ecco, e noi praticamente dobbiamo risalire da qua. Quindi, cominciamo a risalire la scalata verso la superficie.
Vedete, quando io scavo, ad esempio, come avete potuto vedere in questo momento, no? Che ho fatto una sorta di perpendicolare, ho sempre cercato di vedere la cima, no? Perché così posso tranquillamente effettuare questa strategia di... Attenzione, aspettate che qua c'era... C'era un'altra roccia. Ce n'è un'altra, la prendiamo pure ormai. Ce n'è un'altra qua? No, ok, quindi possiamo ricontinuare come prima. E praticamente, come vi ho detto, basta tenere sempre d'occhio, no, la superficie in modo tale da poter poi risalire praticamente in maniera perpendicolare ed evitare comunque problemi in generale su tutto. Qua ci sarebbe del sulfur che potrei prendere, in realtà, per fare un po' di munizioni per la pistola, che ne ho praticamente. Qua cosa c'è? Ecco, c'era un impedimento. Però, come potete vedere, ormai siamo praticamente arrivati. Anche perché, comunque, i blocchi sono meno, credo, di 99 quelli che dobbiamo utilizzare per salire in cima. Esatto, quasi 99 blocchi per ritornare in superficie. Qua, nel frattempo, l'albero, come potete vedere, sta crescendo a vista d'occhio. Quindi va benissimo. E vediamo se. Cioè, vediamo cosa posso craftare nel frattempo qui. Ecco, questo qua. Andiamo così proprio a spedizione punitiva. Questi sono le pozioni che posso fare, che me le crafto pure. Questo cosa mi serve? Ah, il charcoal. Ok, allora aspetta che prendo. Aia. Aspetta che prendo un po'. Infatti, vedete, perché ce l'ho praticamente da parte, visto che l'ho lasciato a bruciare per tutto sto tempo. Firestone powder. Eh sì, ce l'ho qua. Eh sì, però giusto, la devo prendere tutta perché sennò non me la fa creare la polvere da sparo. Qua comunque fare la polvere da sparo è facilissimo. È veramente facile. Certo, ora non ho più zolfo effettivamente, quindi dovrei. Sì, dovrei craftarmi effettivamente adesso gli armadi, quelli grandi, a dire la verità. Vediamo se. No, questo è chest. Dovrei mettere large se non sbaglio. Sì, e infatti. Touch e wood. Ok, sì, questi penso che ora me ne costruirò un bel paio giusto per contenere tutto quello che devo contenere. Perché ho tantissima roba da dover depositare. Anche perché la roba depositata, come avete potuto vedere, praticamente si può utilizzare. Qui invece ci sarebbero gli iron ingot e tutto, eccetera, eccetera, però sono senza legno da far bruciare. Ma se faccio bruciare il legno. No, questo no. Il legno scuro si può far bruciare? No, non si può utilizzare come fuel. Peccato. Magari mi avrebbe prodotto il lingotto scuro, eccetera, eccetera. No, vabbè, quindi devo andarmi a fare altra scorta di legno, come sempre. E levare tutta questa pietra da mezzi piedi e posare poi tutte le cose che non mi servono. Ok, quindi direi che per questa puntata è tutto. Non so quanto è venuta lunga effettivamente tutta la registrazione perché non me ne sono reso conto. Mi sono divertito talmente tanto a esplorare che ho perso la cognizione del tempo. Quindi per il momento vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci vediamo alla prossima.